meno di due settimane dalla scadenza naturale del mandato, Amircale Troiano, presidente dell'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, parla a Cilento TV in un'intervista a tutto campo. Dal presente al passato fino al futuro prossimo. In attesa dell'intesa tra il ministro dell'Ambiente, Andrea Orlando, e il presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro, dalla quale dovrà venir fuori il nome del presidente dell'Ente di Tutela Ambientale, in molti si pongono una domanda. All'indomani del 28 febbraio siederà ancora lui sullo scranno più prestigioso dell'area protetta più grande d'Italia? Presidente Troiano, in questi giorni la discussione sulla presidenza del parco sta assumendo una certa rilevanza nel dibattito politico. Molti sono i nomi che circolano. Lei pensa che la questione si risolverà prima del 28 febbraio oppure c'è il rischio commissariamento? Di solito la procedura è questa, che il Consiglio Direttivo già ha avuto la proroga dei 45 giorni, perché già con una proroga già fu prorogata fino al 31 dicembre scorso con la finanziaria delle proroghe, poi ha avuto i 45 giorni, quindi tra due giorni, tre giorni scade il Consiglio Direttivo. La mia nomina invece è del 27 e 28 febbraio insomma, e quindi a fine mese sarà anche la mia nomina. Adesso non so il ministero come sia orientato, se subito provvederanno a nominare un nuovo presidente con un nuovo consiglio direttivo oppure ci sarà una proroga. Presidente, ci dica la verità, il suo telefono ha squillato per un'eventuale riconferma al parco? A dire la verità, il mio telefono non ha squillato e quando fui nominato presidente del Parco del Cilento squillò l'ultimo giorno, in uno degli ultimi giorni, quindi non so che dirlo, però non è cambiato adesso il nuovo ministro, è il ministro Orlando. Del centro-sinistra, il presidente della regione, il presidente Calvoro, e poi c'è la combinazione che bisogna rinnovare sia il presidente del Parco del Vesuvio e sia il presidente del parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Quindi la situazione è ancora più complicata dal punto di vista, tra virgolette, politico. Io penso, loro mi conoscono. Conosce sia il ministro, il presidente Calvoro, mi sanno quello che ho fatto, se l'ho fatto bene, se l'ho fatto male, se ho fatto tutto bene, se ho fatto tutto male, quindi non è che uno si propone oppure fa una domanda, di solito ci sono dei nomi, una rosa di nomi che i politici conoscono e poi sceglieranno loro, non mi permetto di interferire insomma su questo, quindi poi le cose al ministero si sanno insomma, se uno ha operato bene o ha operato male o ha operato così, tanto per dire. Presidente Troiano, lei è stato molto vicino in questi anni ai territori ed in particolare ai comuni della costa che con la sua presidenza hanno avuto una certa priorità nella programmazione del parco. Quali sono i meriti che rivendica? Che il parco è un intreccio meraviglioso di storia, natura, cultura che unisce le bellezze del posto con le meraviglie dei borghi antichi che costellano le valli, le colline, le pianure, le montagne, le aree del parco. Parliamo di 181.000 ettari, come sapete, di territorio a terra. E poi l'altra soddisfazione che ho avuto, tutti quanti, e io e il consiglio direttivo chiaramente, perché quando parlo io non parlo mai in prima persona, siamo stati una squadra che abbiamo lavorato insieme anche al direttore, e quello però il riconoscimento anche delle due aree marine protette, erano 30 anni che si aspettava questo riconoscimento, nel 2009 riuscimmo poi ad avere il riconoscimento dell'area marina protetta di Santa Maria di Castellabate, che riguarda solo il comune di Santa Maria di Castellabate, e quella nella costa di Quelaosta, quella costa di Fresca e della Massita, che riguarda il comune di Camerota e il comune di San Giovanni a Pito. Quindi sono per in complessive 9.000 ettari a mare, 7.000 ettari quella di Santa Maria di Castellabate e 2.000 ettari quella della costa degli Infresca.
raggiungendo 180.000 ettari a terra, siamo diventati non il parco Spolini, il parco più grande d'Italia, ma l'area protetta più grande d'Italia, perché sommiamo gli ettari a terra e gli ettari a mare, quindi sono aumentate anche le nostre responsabilità, perché gestire due aree marine protette non è semplice, soprattutto in un territorio dove la costa, soprattutto d'estate, è super affollata e super gettonata, e ha anche grande soddisfazione, perché possiamo dire che questo poi è soprattutto un merito più dei sindaci e degli amministratori locali e delle associazioni locali, con le famose 10 bandiere blu. Sono 4 anni ormai che si consolida questo primato, che sui nostri 120 km di costa ci sono ben 10 bandiere blu che riguardano sia i comuni del parco sia i comuni delle aree contigue, e quindi abbiamo lanciato questo nuovo brand che è la Costa Blu del Cilento. E questa è una delle cose di grande importanza, io le chiamo tra virgolette le infrastrutture, diciamo così, immateriali, perché avere questi riconoscimenti significa dare un valore aggiunto al territorio, che poi se gli operatori locali con i quali abbiamo sempre ben collaborato, abbiamo fatto i corsi di formazione insieme anche alla Confesercenti, abbiamo fatto tanti incontri con tutte le poetess provenienti da tutto il mondo, proprio per far conoscere questa bellezza del Cilento, che è una delle cose più belle del Mediterraneo, ma sembra un segreto che nessuno la conosce, nessuno la sa, ognuno che viene qua rimane proprio sbigottito e a bocca aperta delle meraviglie, sia dell'interno che della costa. E l'altro obiettivo importante che abbiamo raggiunto nel 2010 è stato quello del geoparco. Noi nel 2010 a Lesbos in Grecia siamo entrati nella rete mondiale dei geoparchi. Quando siamo entrati noi nel 2010 a Lesbos erano solo 87 i geoparchi nel mondo, ora ne sono 100, in Italia ne sono 8, e noi siamo il geoparco più grande d'Italia. Quindi non solo la biodiversità, il parco nostro si distingue per un grande spiglio di biodiversità del Mediterraneo, ma anche per la sua geodiversità. E l'altra cosa importante che abbiamo fatto, diciamo che abbiamo un altro obiettivo che abbiamo raggiunto, è sicuramente quello della dieta mediterranea. Dice che c'entra, perché l'Italia, la Spagna, la Grecia e il Marocco, che furono le 4 nazioni che hanno anche tanto tempo che tentavano di avere questo riconoscimento dall'UNESCO, hanno dovuto indicare delle comunità emblematiche per il riconoscimento della dieta mediterranea, per l'iscrizione della dieta mediterranea nella prestigiosa lista del patrimonio immateriale e culturale dell'UNESCO. Ebbene, l'Italia come comunità emblematica è stata rappresentata, ha indicato il Cilento, e quindi penso che questo sia una soddisfazione, che possiamo dire che il Cilento è la patria della dieta mediterranea. Questo sapete perché insieme al comune di Pollica, con il riconoscimento sempre dell'UNESCO quale paesaggio culturale di rilevanza mondiale, insieme alla Certosa di Pratura, insieme alle aree archeologiche di Pestum, di Reja. Presidente, la sfida di questi anni per il parco è stata quella di coniugare la tutela della natura con le legittime aspettative di sviluppo del territorio. Pensa di essere riuscito in questa che si può considerare un'impresa? Chiedo scusa, lei ha detto una cosa bellissima, che la sfida dei parchi, non solo del nostro parco, ma dei parchi, io anche quando stavo a Vesuvio, la sfida da qui era quello: come è possibile coniugare la tutela della natura e della biodiversità con lo sviluppo sociale, culturale e di conseguenza economico, perché poi l'economia è una conseguenza di tutto questo, delle popolazioni locali e non solo. Quindi la grande sfida dei parchi è proprio questa, non è l'imbalsamare un territorio, ma fare in modo che quelle caratteristiche del territorio, che sono il paesaggio, la cultura, la natura, l'enogastronomia, la biodiversità, tutto questo deve diventare il valore aggiunto che deve poi attirare un turismo di qualità. Ora noi dobbiamo, il lavoro
che si deve fare, e concludo, è che alla grande qualità paesaggistica, naturalistica, culturale, enogastronomica di questo territorio si deve fare equiparare la qualità dei servizi, e qua ci stiamo riuscendo, perché sto vedendo che soprattutto i giovani, ma anche le strutture che stanno nascendo oppure quelle che già ci stanno, si stanno adeguando. Se riusciamo a fare questa equiparazione di qualità, puntiamo sulla qualità e ci rendiamo conto che dobbiamo difendere sempre la qualità, significa che noi possiamo avere, i giovani soprattutto possono avere delle occasioni per intraprendere quelle attività compatibili con la natura e con l'ambiente che possono dare loro delle soddisfazioni anche economiche, e questo posso mettere la mano sul fuoco, già sta avvenendo. Grazie ad Amilcare Troiano, presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Grazie a voi.